Allora, le premesse le abbiamo già fatte prima dell'intervallo, adesso buttiamoci nel codice. JDBC è lo standard Java per accedere a database di tipo SQL. È un tentativo di fornire un'interfaccia uniforme, uguale, indipendente dal tipo di database che vogliamo utilizzare. Quindi le funzioni di JDBC funzioneranno con MySQL, con Postgres, con Oracle, con il database di IBM, addirittura con Access. Ovviamente la libreria JDBC dovrà sapere in qualche modo qual è il database con cui ha a che fare e in particolare avrà alcune sue funzioni, l'implementazione di alcune funzioni sarà diversa. Quindi sarà fatta perlomeno di due parti, una parte generale e una parte specifica che prende il nome di driver di database. Le classi che ci servono sono in due package che si chiamano java.sql e javax.sql, che contiene quelle un pochino più nuove, ma che forse non avremo bisogno di usare. Ecco, l'unica avvertenza è che JDBC è uno standard per il collegamento alle basi dati. Quindi ti permette di gestire in modo uniforme la connessione tra la tua applicazione e un database. Poi su questa connessione ci manderai delle istruzioni, dei comandi SQL. La sintassi di quei comandi SQL sono fatti tuoi, perché la libreria JDBC fa in modo che quel comando arrivi al server, che poi tu l'abbia scritto nella sintassi giusta o nella variante della sintassi che piace tanto a quel database ma a quell'altro no, questo non viene minimamente gestito, quindi tutto il problema dei dialetti delle varianti delle SQL non viene gestito dal JDBC. E quindi rimane responsabilità nostra. Allora, com'è fatta questa libreria? Come funziona? In realtà qui fa vedere quattro colonne diverse, sono quattro percorsi diversi che portano da Java Application lassù in alto a Database Server qua giù in basso. In realtà il metodo più frequente, che è quello che utilizzeremo, è la prima colonna di sinistra, che ci fa vedere che abbiamo l'applicazione Java che vede solamente, no, l'API JDBC, no, una serie di classi che sono l'interfaccia stessa. Dopodiché l'implementazione di questa API è a carico di due oggetti ben distinti, o due gruppi di oggetti ben distinti. Un cosiddetto driver manager e un driver. Il driver è quello che fa il lavoro vero, di agganciarsi al database, passargli la password, verificare l'utente, lanciare la query, ottenere il risultato, eccetera, eccetera. Il driver manager è un oggetto invece che serve a gestire tanti driver diversi e usare quello corretto per collegarsi a quel tipo di database. No, dice anche il nome, driver manager, è in grado di scoprire qual è il driver giusto da usare in questa connessione. Il JDBC driver, il JDBC driver manager, no, fa parte delle librerie standard Java. Quindi dentro java.sql trovate un driver manager. Il JDBC driver sottostante invece normalmente viene fornito dallo stesso fornitore del database, che è il connector J che abbiamo scaricato prima, nel caso di MySQL. Nel caso di altri database, anche lì, adesso non so se ho ancora aperto la finestra con Postgres, no, quindi non perdo tempo, ma anche lì ci sarà un jar, no, che sarà, se cercate JDBC driver, no, relativo al database che state usando. Le altre 1, 2, 3 colonne, oltre alla prima, non ci interessano, sono modi alternativi di implementare JDBC driver. E si dice, guarda che in realtà JDBC driver puoi averlo tutto scritto in Java, parte in Java e parte in linguaggio nativo, puoi far bridge su altri tipi di tecnologie, tipo DBC, ma sono tutte configurazioni diverse, ma che soprattutto non cambiano per nulla il modo in cui l'applicazione usa questa catena. Quindi noi praticamente avremo sempre due passaggi in un'applicazione Java. Prima è parlare col manager dicendo per favore trovami un driver che apra questa connessione. Una volta che la connessione è aperta, parlo col driver dicendogli per favore manda al database questa query.
sono sempre due passi. Questi due passi, adesso qui spiega parole varie quattro possibilità, ma questi due passi si concretizzano in sette passaggi ben specifici, qui parliamo proprio di codice, di istruzioni di codice, che si usano praticamente in tutte le query. Quindi questi sette punti sono la ricetta da usare ogni qualvolta vogliamo fare una query di un'applicazione web, di un'applicazione Java in generale, in particolare un'applicazione web. Poi noi faremo i fini, sofisticati, e diremo va bene che questi sette punti non li vogliamo tutti e sette nello stesso codice, perché alcuni li vogliamo in una classe, altri li vogliamo nel controller, altri li vogliamo ancora spostare, no? Per ragioni di portabilità, per evitare troppo copia e incolla, ad esempio. Ma poi questo lo faremo in un secondo momento, per il momento non poniamoci da questo problema, arriviamo a scrivere una prima pagina semplice. Di questi sette passaggi, il più importante è il 7, che ci dimentichiamo sempre. Ti apri la connessione, poi ti dimentichi di chiuderla, dopo un po' il database si pianta, perché hai raggiunto il numero massimo di connessioni. E allora quando ti accorgi, ma sì, certo, non ho chiuso le connessioni, ti accorgi che almeno in 30 punti diversi ti sei dimenticato di chiuderle, no? E quindi è un lavoro di caccia al tesoro quasi. Va bene, vediamo quali sono questi punti. Beh, dal punto di vista, diciamo così, concettuale è facile, no? Devo attivare il drive JDBC, farlo collegare col database di cui dico io qual è l'indirizzo, collegati con localhost, magari ti do anche la password, ecco, dell'utente con cui devi collegarti, quindi devo passargli un po' di informazioni finché lui possa fare la connessione. Punto 5, esegui una query, la query si esegue usando un oggetto che si chiama statement, e dopodiché questa query, se è una select, avrà dei risultati. E quindi devo capire come fare a ottenere questi risultati. Punto 7, chiudere la connessione. Allora, il driver. Allora, questa è una parte che fa spesso venire mal di capo in termini sistemistici, perché il driver è una classe Java, tra l'altro è una classe che, scusate, è una serie di classi Java che tra l'altro noi non istanziamo mai direttamente, è un jar che contiene delle classi, classi che noi appunto non istanziamo perché sarà il driver manager che ci pensa lui a caricare queste classi del driver. Quindi io dovrò mettere in realtà questo jar, che non fa parte della mia applicazione, non fa parte della libreria Java, ma è una libreria terza, la devo mettere in un punto in cui il driver manager sia in grado di trovare queste classi. Driver manager, attenzione, non il driver manager della macchina virtuale Java che sta facendo girare NetBeans, ma il driver manager della macchina virtuale Java che sta facendo girare Tomcat, perché poi in realtà noi usiamo NetBeans, ma l'applicazione web gira dentro Tomcat, che gira in un contesto completamente diverso. Per cui tante volte si perde parecchio tempo perché la libreria è lì, la vedo, riesco a istanziarla, però poi Tomcat invece non riesce a trovarla perché non è nel suo path o cose del genere, o perché magari ti accorgi che installate due versioni diverse di Java sulla stessa macchina e Tomcat usa una e NetBeans ne usa un'altra, e giochini di questo genere, no? Per fortuna NetBeans ci semplifica di molto la vita. Ma quindi c'è un primo problema: Tomcat deve riuscire a trovare questa classe, problema puramente di installazione, sistemistico. Poi c'è il problema del nome della classe, cioè questa classe il driver manager specifico non è noto, cioè io non voglio scrivere da nessuna parte nel mio codice Java il nome di quella classe lì, perché se scrivo il nome di una classe poi nella creazione dell'applicazione dell'eseguibile quella classe deve essere di fatto viene scritta, no, nel bytecode direttamente di Java, e quindi devo fare in modo che il driver manager possa fare la new di una classe, ma il nome di quella classe non deve comparire da nessuna parte, o meglio deve comparire come parametro, non come nome scritto nel codice Java, magari scritto dentro una stringa, che questa stringa viene usata. Ma questo non è difficile, c'è un oggetto che si chiama class loader che fa proprio questo lavoro. Se gli dai il nome di una classe, ma questo lo fai normalmente quando lanciamo qualunque classe, normalmente lo fa a tempo di compilazione, ma se no possiamo anche chiedere di farglielo a tempo, a runtime, dicendo che okay, questo è il nome di una classe, trovamela tra i 200 jar che sono nel tuo class path.
E quindi bisogna interagire con questo class loader dicendogli vai a cercare una classe che ha questo nome. La differenza è che il nome di quella classe è solamente un parametro tipo stringa e quindi può essere modificato molto facilmente, lo mettiamo in una costante da qualche parte. Allora, nel nostro caso noi usiamo MySQL e quindi usiamo quella classe che si chiama ConnectorJ. ConnectorJ che cos'è? Se andiamo a vedere cosa abbiamo scaricato, se scaricate il connector contiene un archivio. Questo archivio contiene diversi file, alcuni di documentazione, c'è un readme, ci sono degli HTML di documentazione, e in particolare ce n'è uno che è un jar, che si chiama MySQL Connector Java, numero di versione, bin jar. Quello è il connettore vero e proprio. Questo file che adesso abbiamo scaricato da qualche parte, dobbiamo estrarlo dall'archivio e copiarlo da qualche parte in cui Tomcat lo possa trovare. Un posto, diciamo così, tranquillo in cui copiarlo è questo, oppure adattiamo chiaramente il path. A seconda della macchina virtuale Java che stiamo usando, libext è una cartella normalmente vuota che è proprio pensata perché voi possiate aggiungervi le librerie che volete, ext sta per extension. Allora, quella diretta lì è nel class path e quindi è visibile a tutti i programmi Java di qualunque tipo che girano su questa macchina. Oppure potete fare la stessa cosa copiandole nelle librerie di installazione di Tomcat. Questi sono due tipi di installazioni a livello di sistema, cioè vuol dire che per tutte, nel primo caso, tutti i programmi Java. Nel secondo caso tutte le applicazioni web che girano dentro Tomcat, e anche dentro Tomcat c'è una lib, vedranno quel jar e quindi potranno usare quelle classi. Oppure la terza possibilità che useremo noi è quella di copiarlo dentro il progetto. Dentro ogni progetto NetBeans esiste, qui prendo uno a caso, esiste una cartella webinf. Dentro questa cartella webinf, in questo caso non c'è, si può creare una sottocartella che si chiama lib, e dentro questa cartella lib possiamo mettere le librerie, copiamoci dentro dei jar o dei class. Allora quelle librerie sono visibili a quel progetto Java lì, e che ha il vantaggio che mi porto dietro le librerie che mi servono, è tutto contenuto nello stesso progetto e non devo fare affidamento sul fatto che sul server su cui gira sia installato a livello di sistema la cosa giusta nella cartella giusta, che forse è la soluzione migliore. A parte questo, il problema che vedremo praticamente con NetBeans, ha una voce di menu che fa tutto lei. Questo connettore contiene un oggetto che si chiama com.mysql.jdbc.driver. Allora esistono, e faremo attenzione quando scriveremo il codice nell'import dei package. Prima abbiamo detto, per lavorare con JDBC usiamo le classi che sono i package java.sql. Questa classe qui è essenziale perché è il driver, ma non è nel package java.sql, è com.mysql. Noi non la useremo mai direttamente. Di molte classi ci sono due implementazioni, una in java.sql che è un'implementazione di facciata perché non fa nulla, e l'altra java.sql, e l'altra sarà com.mysql, che è la classe vera che fa il lavoro. Noi dovremmo sempre usare la prima, quella in java.sql, e mai la seconda, perché altrimenti ci vincoliamo a quel driver lì specifico e quindi l'applicazione non è più generica. Allora, il passo 1 era caricare il driver MySQL, o meglio, mettere il driver manager in condizione di poter trovare quella classe quando la cerca. Allora, tutto si concentra su questa istruzione class.forName. Io sto dicendo a class loader, senti caro class loader, vai a cercare se da qualche parte c'è una classe che si chiama così. Non caricarla ancora, tu cercala. Poi se la cerca la trova, quando poi il driver manager ne avrà bisogno, la vedrà tra le classi, no? che lui può interrogare.
In realtà questo è un passaggio abbastanza controverso, no? nel senso che ogni versione di Java cambia un pochino. Nelle prime versioni bisognava anche crearla la classe, poi punto e virgola, me la dimentico, non la memorizzo da nessuna parte, ma rimane lì. Ultimamente non serve più e anzi, negli ultimi passaggi, nella Java 6, hanno detto che il metodo forName in realtà è un metodo deprecato, non bisognerebbe più usarlo. Perché il class loader è diventato più furbo e lo fa da solo. Poi la sperimentazione pratica fa vedere che se tu non lo fai, a volte funziona, a volte no, e non sono ancora sinceramente riuscito a capire quali siano le condizioni a contorno. Quindi è possibile che a breve le versioni della JVM evolvano per cui questo non sia più necessario, ma per ora lo è, sicuramente sulle macchine che avete voi. Questo è relativo agli aggiornamenti di Java che sono successi nell'ultimo anno, in cui hanno detto non dovete più usarlo, ma poi se provi a non usarlo non funziona, quindi non sempre. Quindi per noi diciamo questa istruzione qui è quella chiave. Finora non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo solamente aiutato il class loader a trovare il jar, l'abbiamo messo nel posto giusto e abbiamo detto guarda che c'è una classe che si chiama così. Adesso serve il passo vero e proprio, quello di parlare col driver manager e dirgli caro driver manager, che lui non sa che noi usiamo SQL, MySQL, caro driver manager, io voglio collegarmi a questo database e ti dico che tipo di database è, MySQL oppure Postgres oppure Oracle, ti dico su che macchina gira, ti dico l'utente e la password, le credenziali d'accesso che nel caso semplice sono utente e password, se no possono essere cose più complicate, tipo chiavi private, e ti dico qual è il database che voglio vedere, lo schema, no, a cui voglio collegarmi. Sono quattro informazioni che sono codificate sotto forma di una stringa. Stringa il cui formato di questa stringa dipende, è definito dal vendor del database, anzi in particolare del driver. Quindi la stringa di formato per MySQL è fatta in un certo modo a certi campi. La stringa di formato per Postgres ha gli stessi campi ma formattati in un modo diverso. È sempre una stringa, tanto alla fine sarà una stringa costante in tutta l'applicazione web, è quella. Quando cambiamo un database dobbiamo cambiarle una unica stringa in un unico punto. Nel caso di MySQL come è fatta? È una stringa di questo genere, che è fatta di, come dicevamo, ovviamente di quattro componenti. La prima componente, fino a qui, ve l'ho spezzate qua sotto le componenti, la prima componente dice al driver manager guarda che uso un database che si identifica come MySQL. Quindi JDBC è un pezzo, sembra una URL, no questo? Tranne il fatto che ha due volte due punti. JDBC è il prefisso obbligatorio, poi c'è due punti MySQL. Ovviamente il driver manager non ha la minima idea di che cosa sia MySQL, che sia un database oppure una marca di pizza. Lui va a vedere e chiede a tutti gli oggetti, il driver manager cosa fa? Prende quella stringa lì, MySQL, e chiede a tutti gli oggetti che implementano l'interfaccia JDBC driver, che trova, e per quello serve che il classplat l'abbia cercato prima, chiede a tutti gli oggetti, senti tu per caso sai di MySQL? Sei in grado di gestire una connessione di tipo MySQL? No, va bene. E li interroga tutti. Il primo che trova che dice sì sì, io MySQL lo so fare, io sono in grado di gestire un protocollo che si chiama MySQL, allora sei tu, ti istanzio e uso te. Quindi questa è solamente una stringa di testo che il driver manager usa per chiedere, per interrogare i driver effettivi chiedendogli qual è se sono in grado di supportare quel tipo di protocollo. Nel caso di MySQL è semplicemente così, MySQL. Ad esempio nel caso di Oracle, visto che loro cambiano le cose molto più spesso, si chiama OC8, OC9, OC10, che sono diverse versioni del protocollo, quindi sono i driver, quindi di fatto c'è nascosto anche un numero di versione e ogni driver implementerà certe versioni. OC, non so cosa voglia dire, o vuol dire Oracle, C e I, non so. Ma sono appunto degli identificatori che identificano il tipo di database. Allora, con queste due informazioni il driver manager è in grado di, se c'è, se la trova, di prendere un driver e dire ok, tu adesso gestirai questa connessione. E da qui in poi, il resto della stringa, da qui in poi, il driver manager non lo guarda più. Lo prende e lo passa al driver.
visto che tu hai detto che ti occupi di MySQL, sappi che l'utente vuole collegarsi a questo host su questa porta opzionale di default. Poi vedete che qui c'è una virgola, host virgola port, nel senso che io potrei avere una configurazione in cui ho più database, più istanze che lavorano in cluster, e gli dico, beh, collegati a uno di questi, e sarà poi il driver a decidere quale. Slash database, nel nostro caso sarà spesa, il database a cui voglio collegarmi, e poi punto interrogativo, i parametri di questa URL, una serie di proprietà, tra cui le due indispensabili, poi possono esserne altre, ma quelle indispensabili sono user e password, che sono le credenziali con cui il driver si collegherà sulla rete, su internet, quando apre il socket verso il server, che poveretto è sulla stessa macchina, ma è un processo completamente indipendente, dice guarda che io mi collego e ho queste credenziali di accesso, vedi tu che privilegi mi puoi assegnare. A livello di codice Java, come faccio a chiedere al driver di collegarmi? Allora, tutto è dentro questa istruzione driverManager.getConnection. Vedete che la D di driverManager è maiuscola, quindi questo è un metodo di classe, non è un metodo di istanza. Non abbiamo bisogno di creare istanze del driverManager, questo è un metodo statico. Chiedo all'oggetto driverManager.getConnection. Gli passo questa stringa che ho composto bene con le informazioni di accesso e lui mi restituisce. Allora, il driver manager fa tutto quel lavoro che abbiamo detto prima, trova qual è il driver giusto, prende il resto della stringa, lo passa al driver, da questo momento in avanti il driver usa quelle informazioni, prova a collegarsi al server, apre il socket, gli passa l'username e la password, seleziona il database, se tutto va bene mi ritorna un oggetto java.sql.connection. Se qualcosa va storto, quell'oggetto lì è null oppure genera un'eccezione. Questo oggetto connection è quello su cui faremo tutto il lavoro successivamente, è la connessione, l'oggetto che rappresenta la connessione tra me, la mia applicazione e il database. Vabbè, qui ho messo insieme le cose, chiaramente qui c'è molto try catch, no, ci sono molte eccezioni da gestire in tutto questo codice, perché ogni passo c'è qualcosa che può andare male, o perché il database non arriva, o perché la connessione diretta va in timeout, o perché la password è sbagliata, o perché ho messo un errore nella sintassi SQL quando scriverò le query più avanti, eccetera. Quindi sarà sempre da dovremo sempre controllare e catturare le eccezioni e andare a vedere i messaggi d'errore. Alcuni saranno colpa nostra, ho dimenticato una parentesi tonda nello scrivere la query SQL. Vabbè, lo dovremo correggere, a regime non dovrebbero essercene. Altri sono problemi... potrebbero essere problemi temporanei di rete, in quel momento il database è troppo saturo, non risponde, oppure la connessione di rete per 3 secondi non funziona, io guarda caso ho fatto la query proprio in quel momento, in cui l'applicazione in qualche modo dovrà proteggersi. Quante volte avete visto un sito in cui c'è scritto in questo momento il comando, ma anche la Google stessa, no? In questo momento il comando, io uso Calendar e lo fa spesso, questo non ho potuto aggiornarlo, riprova tra un attimo. Riprova tra un attimo vuol dire che ha trovato un problema che si spera che si risolva tra 5 minuti o 5 secondi, magari dovuto al fatto che non è riuscito un collegamento tra i vari nodi della catena, ad esempio tra l'application server e il database, in quel momento non era disponibile. E poi c'è un altro tipo di errori che può dare il database, ad esempio se un utente prova a registrarsi e un altro utente con lo stesso nome esiste già, il database mi spara addosso perché mi dice che c'è un vincolo o di unicità su un campo o di chiave primaria duplicata. Allora quella in realtà è un'eccezione, diciamo, di contenuto che fa parte del comportamento normale del sito, mi aspetto che quando lancio questa query possa generare eccezione. In realtà potrei fare una query subito prima per vedere se per caso c'è già quell'utente. Ma poi non sono mai sicuro che nel frattempo, in quel millisecondo lì, non se ne vada proprio un altro a registrare esattamente con lo stesso nome, anche quindi se non c'era prima. Quindi fa parte del normale funzionamento, della normale risposta del database che mi dice questo non lo puoi fare. E allora lo dovrò gestire a livello applicativo, va bene? Mi dà un'informazione e quell'informazione fa sì che io dica all'utente scegli un altro nome. Ma non è un messaggio d'errore. Non è un errore dell'applicazione o del database, è una condizione, si spera, non troppo frequente dell'applicazione, ma che fa parte delle funzionalità da gestire.
quando noi progetteremo il sito diremo ok, scegli il nuovo nome e poi devo anche progettare le pagine per modificare la scelta del nome qualora questo sia già stato preso. Devo progettarlo, fa parte delle funzioni che devo offrire. Non posso solo dare una pagina d'errore, tipo riprova, a caso. Vabbè, questa è l'apertura della connessione. E poi c'è il lavoro vero e proprio. Creare un'istruzione, creare una query e mandarla. Allora, le query si inviano attraverso oggetti che si chiamano statement, istruzione. Lo statement è un oggetto che viene creato dalla connessione, quindi non faccio new statement. La maggior parte di queste cose sono tutte interfacce, quindi non le possiamo mai creare direttamente. O sono interfacce o sono classi astratte. Quindi new statement non lo potremo mai fare. Useremo sempre un metodo di factory, quindi vuol dire un metodo di un'altra classe che mi restituisce un nuovo oggetto di quel tipo o in realtà di una delle sue sottoclassi. Non mi interessa di quali siano le sottoclassi. Probabilmente la sottoclasse sarà una sottoclasse definita dentro il driver specifico di MySQL, perché saprà gestire gli statement da mandare a MySQL, ma io non lo voglio vedere. Quindi creo un nuovo oggetto statement, o meglio, chiedo la connessione, e la connection ricordiamoci che in pancia c'ha il driver MySQL, creo dammi un nuovo oggetto di tipo statement. Questo oggetto di tipo statement ha in particolare un metodo che si chiama execute query. Quindi l'oggetto statement che ho creato ha un metodo execute query. Il metodo execute query riceve un parametro che è una stringa in SQL, dentro la quale scriviamo uno statement SQL, qualsiasi. Allora, execute query fa sì che sulla connessione aperta venga mandato quel pezzo di SQL. Arriva il database, il quale fa ciò che vuole, cioè lo esegue se ci riesce. Poi le query possono essere di vario tipo, potrei avere una insert che la fai e basta. Se non dà violazioni di chiavi o di integrità referenziale è fatta. Oppure, molto più frequentemente, è una select, che dopo che ho fatto la query dà dei risultati. Una select in un database che è una tabella di 20.000 righe mi restituisce le 5 che mi interessano. Sotto che forma mi restituisce le 5 righe che mi interessano? Una query, e il metodo execute query ritorna un oggetto che si chiama result set. Ricordiamo come lavorano i database. I database lavorano insieme. Quindi il risultato di una query è un insieme, o meglio una tabella. La tabella che il database conosce. Gli ho fatto una query, lui ha definito qual è la tabella, quali sono i dati che contiene. Questa tabella potrebbe anche essere molto grande, magari anche molto costoso da calcolare. Per cui la scelta che è stata fatta dai progettisti di JDBC è di dire che quando faccio una query non ti restituisco tutti i dati, ti restituisco solamente un riferimento, che è questo result set, un riferimento attraverso cui tu potrai poi andare a interrogare un pezzo alla volta i dati e i risultati. Addirittura io potrei essere così efficiente da restituirti il riferimento alla tabella prima di aver finito di calcolarla, se il database è abbastanza furbo. Quindi l'execute query restituisce un result set attraverso cui potrò, con i due metodi che vediamo dopo, andare a interrogare i dati restituiti. In realtà il metodo statement ha anche altri due, scusate, l'oggetto statement ha anche altri due metodi che si chiamano execute update o execute e basta, per le query, da usare per le query che non restituiscono il result set. Tipicamente, se faccio una select, uso execute query. Se faccio una insert, un update, una delete, uso execute update. E normalmente non ritornano nulla. Quindi, nel caso più semplice, ho una istruzione, select una serie di colonne, from, tabella, where, insomma, lì c'è tutto il corso di base di dati dentro quelle virgolette lì. Result set uguale result set statement.execute query. Esegue la query, se tutto va bene, questo qui, anche questo potrebbe in quel punto generare delle eccezioni, o perché non è riuscito a collegarlo, perché la sintassi è sbagliata, o perché. E se tutto va bene invece mi dà un oggetto result set. A questo punto ho l'oggetto che è lo strumento attraverso cui posso ottenere i risultati, un pezzo alla volta.
Come? Allora, immaginiamoci una tabella e per aiutarci immaginiamocela grande. Tante colonne e 10-20 colonne e migliaia di righe. Che è il risultato della query? Il programma Java può accedere a tutti i contenuti di quella tabella, ma per ragioni di efficienza, dicevamo, no, questa tabella non viene mai trasferita completamente in blocco all'applicazione. Ma l'applicazione Java ne può accedere un pezzettino per volta. Il modello è quello di una visione a cursore, cioè un cursore di una riga che posso spostare in alto e in basso sulle varie righe della tabella. Quindi vedo, è la mia finestrella che mi permette di vedere una riga per volta. Di questo cursore avrò i metodi per spostarlo avanti, per spostarlo indietro, un po' come un iteratore in Java. Quando sono su una certa riga, posso andare a interrogare le colonne. Quindi ho sempre due passaggi. Scegli la riga e dato che sono su una riga, vai a leggere i valori che hanno le varie colonne. Valori che hanno le colonne, che possono essere di vari tipi. Possono essere intere, possono essere stringhe, possono essere date. E quindi devo avere un metodo che mi ritorni il tipo di dato Java corretto rispetto al valore della colonna. Quindi di fatto ci sono due, sul result set, ci sono due famiglie di metodi. Alcuni per spostare il cursore, altri per leggere i dati relativi alle varie colonne della riga su cui attualmente si trova il cursore. Per leggere i dati ho dei metodi che sono di tipo get. Get int, get string, get date. Get, avevo una tabellina che li conteneva tutti. Questi sono tutti i tipi di dato che possono essere letti e quindi per ciascuno c'è un get diverso e questi sono i tipi di dati, di dato MySQL che corrispondono a questi. Questa è la cosa più facile però. Il get lo posso, io posso dire dammi il contenuto della seconda colonna. Questa colonna conterrà una data. E allora scriverò getDate, oppure conterrà un testo, scriverò getString. Per indicare la colonna o la indico per numero o la indico per nome. Attenzione solo che se la indico per numero le colonne sono numerate 1, 2, 3 e non 0, 1, 2. Oppure, forse io preferisco, anzi decisamente preferisco indicarla per nome, perché così se la query cambiasse leggermente, non sono, diciamo così, sensibile all'ordine con cui vengono compilate le colonne. E invece i metodi per lo spostamento del cursore, il metodo principale che usiamo, quasi solo questo normalmente, è il metodo che si chiama next. ResultSet.next. Cosa fa? Sposta il cursore avanti di una riga. L'unica attenzione che dobbiamo fare è restituisce, scusate, un valore booleano che mi dice true se c'era ancora una riga su cui spostarsi, false se invece era già sull'ultima riga, quindi il tentativo di far next è andato a vuoto. L'unica attenzione che dobbiamo fare è la posizione iniziale di questo cursore. La posizione iniziale del cursore non è sulla prima riga del risultato, ma è sulla riga prima della prima, fuori dalla tabella, prima della prima riga. Perché hanno scelto questa cosa strana di posizionare il cursore su una riga che non esiste? Per cui se faccio il next la prima volta, arrivo sulla prima riga, non sulla seconda. Perché può darsi, io vi ho fatto immaginare una tabella molto grande, ma può darsi che una query abbia zero risultati. Quindi la prima riga non è detto che sia definita, non è detto che ci sia. Quindi il valore iniziale del cursore è in un posto che di sicuro c'è, prima della tabella. Se poi la tabella contiene zero righe, ne contiene una, ne contiene 10.000, va bene lo stesso. La posizione prima della tabella esiste sempre. Quindi attenzione che non possiamo mai chiamare getString per ottenere il valore di una colonna se non abbiamo almeno spostato il cursore sulla prima riga e verificato che ci sia. Vabbè, poi una volta che sono dentro ho una serie di metodi per gestire questo cursore, sapere dov'è, se è all'inizio, se è alla fine, se è prima del primo o dopo l'ultimo, queste posizioni strane al di fuori della tabella. Oppure spostalo, vai prima dell'inizio, vai al primo elemento, eccetera, eccetera. Spostati avanti, spostati indietro, vai alla posizione assoluta
alla 27esima riga o cose di questo genere. Sono, ci sono tutti i metodi che servono, si usano molto raramente, perché solitamente quando ho una tabella devo scandirla dal primo risultato all'ultimo. E dopodiché ho il get string per andare a prendere i valori di quella colonna. Andiamo subito su un esempio, se, non senza dimenticare il passo 7, che alla fine di tutto sia ResultSet che la connection hanno un metodo close. ResultSet non è così grave dimenticarselo, perché nel momento in cui chiudo la connessione ovviamente questa distrugge tutti gli statement che ne facevano parte. Ma il connection.close dice al driver di dire al database di chiudere questa connessione. Questo ha l'effetto che, vabbè, innanzitutto quella connessione si libera sul database server, ma anche tutti i dati intermedi, perché quando noi facciamo delle query noi vediamo dei risultati, ma il database dentro ha tutta una serie di strutture dati in più legate agli indici che ci permettono poi di darci quel risultato. Se la connessione è chiusa, tutte quelle risorse, quindi memoria, stiamo parlando di memoria, si può liberare dentro il database, quindi facciamo un favore al database. Noi non siamo abituati a farlo in Java questo lavoro, perché in un Java un oggetto semplicemente quando esce fuori dallo scope non è più visibile, e sappiamo che tra un po', chissà quando, la garbage collection prenderà quell'oggetto e lo distruggerà. E normalmente va bene così. Il problema è che un oggetto di tipo connection, una volta che esce dallo scope, quindi dalla parentesi chiusa graffa in cui è stato definito, da quell'istante fino a quando la garbage collection lo prenderà e lo distruggerà, lui tiene comunque occupate delle risorse sul server di database. E quindi io voglio invece che quell'oggetto si distrugga esplicitamente prima che magari tra mezz'ora, tra un'ora la garbage collection dica: ah, Tomcat ha poca memoria, liberiamone un po'. Perché è vero che magari quell'oggetto connection occupa 20 byte dentro Tomcat, ma magari ne occupa 200 megabyte dentro il database perché ho fatto una query complessa. Poi nelle nostre applicazioni magari non ce ne accorgiamo, ma le buone abitudini si acquisiscono da piccoli. Allora, proviamo a mettere in pratica la nostra cosetta nella lista della spesa. Fatemi fare un progetto diverso, separato, poi teniamo aperto anche questo, così se dobbiamo saccheggiare del codice, perché ripartiamo da zero con qualcosa di molto semplice. Poi dopo riprenderemo questa lista della spesa quando lo faremo in modalità, diciamo così, corretta col model view controller. Allora, creo un nuovo progetto che chiamo, sempre web application, che chiamo spesa DB, progettino molto semplice, usiamo solo per fare questo esempio, poi dopo, come dicevo, quando impareremo a farlo col model view controller, rimigreremo le cose nella lista della spesa. Ok. Allora, prima cosa, prima di poter pensare di lavorarci, devo risolvere il problema del JDBC, del driver di MySQL. Allora, dicevamo, posso prendere una cartella webinf, inserire un nuovo folder che si chiama lib e mettere lì dentro, copia e incolla, il jar di MySQL. E normalmente si fa così. Nel caso di NetBeans, ad esempio se usiamo Eclipse è l'unico modo, no? Nel caso di NetBeans invece esiste, vediamo se lo trovo, nelle proprietà del progetto c'è una voce librerie, che sono le librerie aggiuntive associate a questo progetto. E io poi posso qui, o posso fare add jar, e quindi vado a dirgli: guarda, aggiungi a questo progetto il jar che ti dico io, che, è quel, che sarà quello di del connector, e quindi di fatto sto aggiungendo un riferimento esterno dentro questo progetto, oppure la cosa ancora più comoda è add library, perché quando abbiamo scaricato NetBeans non ce ne siamo accorti, ma lui si è portato dietro una serie di jar già fatti, tra cui per fortuna c'è anche quello di MySQL. Quindi in realtà io ve l'ho fatto scaricare, non sarebbe stato necessario, perché l'abbiamo già scaricato dentro NetBeans. Così come c'era quello di Postgres, ad esempio quello di Oracle non c'è, quindi dipende un po' da
Questi sono una serie di jar che i creatori di NetBeans, tra l'altro NetBeans è fatto dalla Oracle così come MySQL, quindi sarebbe stato strano che non li avessero cercato di proporre il loro prodotto. Quindi abbiamo detto proprietà del progetto, librerie, aggiungi libreria, MySQL JDBC driver. Quando faccio aggiungi, clicco su ok, lui ci pensa un attimo e qua non compare nulla, ma nelle sue proprietà, quando lui passerà il progetto Tomcat, gli dirà guarda caro Tomcat, vai anche a vedere in questa libreria, no? Che è nel file di installazione di Eclipse, di NetBeans. E qua abbiamo risolto il problema zero, installare il driver JDBC in una posizione visibile al progetto. A questo punto abbiamo il database, ci fidiamo che NetBeans abbia messo il driver a disposizione del server e proviamo a creare una prima pagina web, va benissimo dentro index, tanto è un sito di prova, che mi faccia vedere l'elenco della lista, la lista della spesa. Allora, metto un titolo, lista della spesa, e qua scriverò codice Java per fare la connessione. E in questo codice Java vado a implementare i 7 passaggi che abbiamo visto prima. Ok? Quindi il primo passaggio sarà class.forName di com, virgolette, com.mysql.jdbc.driver con la D maiuscola. E lui dice, è punto e virgola, aspetta, te l'ho messo punto e virgola, se vuoi. Ok, salva e ricompila. Questo era il passo 1. Poi definiamo la stringa di connessione, string database URL uguale, allora questa stringa di connessione cos'ha? JDBC, sempre, MySQL, sempre per noi, due punti barra barra, nome del server, localhost, localhost, slash, nome del database, dello schema, spesa. Punto interrogativo, parametri aggiuntivi, username, uguale spesa, e commerciale, password, uguale spesa. Password o pass? Un attimo che ho un buco di memoria, no, è user e password, quindi non è username ma user. Ok, quindi questa è la stringa di connessione che identifica questo mio database specifico. Questa stringa come la uso? La uso per chiedere al driver manager di darmi una nuova connessione. Quindi connection con uguale driver manager punto get connection di questa DB URL. Java SQL driver manager, non so perché, ah, okay. Poi ovviamente i vari oggetti dovranno essere pescati dal package, ecco, qui bisogna sempre fare attenzione, so che molti di voi sono affetti dalla sindrome del click rapido, per cui cliccano sulla prima cosa che vedono, qua è un punto in cui bisogna leggere prima di cliccare,
qui aggiungo il package che non deve essere com MySQL JDBC connection, ma java.sql.connection. Quindi il package com.mysql sappiamo che verrà usato, ma noi non dobbiamo mai vederlo direttamente, sennò poi vi dà tonnellate di errori di compilazione più avanti. Ok? java.sql.connection, mycom.mysql. Ok, quindi in questo punto, no, ci siamo collegati al database. Subito dopo possiamo provare a fare una prima query. Prima query significa creare un oggetto statement, fatemelo chiamare ST, in cui chiedo la connessione di creare un nuovo statement. E questo statement lo userò, di nuovo lo statement devo andare a prenderlo da Java, attenzione qua ci sono due inganni prima di darti quello giusto, Java Beans o con MySQL, noi vogliamo Java SQL.statement. Questo statement lo userò per inviare una query SQL uguale quella che abbiamo provato prima, select dunque fammi selezionare questo database come default schema, la spesa su cui giro una query, select si chiama voce data ord from lista niente where order by ord. Proviamo a vedere se è giusta. Ok, no, conviene sempre a questo punto riprendersi, l'avevamo messo in pausa lì il MySQL Workbench, così vado a vedere e mi scrivo la query e la testo subito. Una volta che l'ho testata faccio copia e incolla e me la porto di là dentro l'applicazione Java. Così eventuali errori di sintassi o altro, o di ordinamento, di interpretazione della query, li verifico subito prima di portarmela di là. Quindi non viaggio mai senza paracadute. Non scrivo mai una query senza testarla. In realtà sto punto e virgola non serve. Si può mettere o no? Questo qui. Ok. Adesso ho la query, so che voglio quella query e la faccio eseguire dal mio database. Uguale statement.executeQuery di quella stringa SQL. ResultSet ovviamente anche lui un oggetto di tipo javasql.resultSet. Quindi ho aperto la connessione, ho creato uno statement, ho passato lo statement alla query che volevo creare, che volevo eseguire, e lì in quel punto la query viene mandata al server, torna indietro. Torna indietro l'oggetto di tipo ResultSet, che sarà questo. Cioè immaginiamo che dietro questo ResultSet ci sia questa tabellina qui. Solo che noi non la vediamo tutta insieme, ma possiamo vederne una riga per volta. E quindi immaginiamo magari di voler ricreare a video questa tabella, ok? In HTML. Allora abbiamo bisogno di fare una tabella con tre colonne e un certo numero di righe che non conosciamo a priori. Va bene. Creiamo una table. Barra table, dentro la quale ci metto tante righe, una per ogni risultato del result set. Allora devo navigare il result set. Per farlo ho il metodo res.next, che ricordiamoci mi posiziona il cursore sulla prossima riga,
E la prima volta che lo chiamo me lo posiziona sulla prima riga perché lui parte dalla riga prima della prima. Ritorna vero se la riga esiste, ritorna falso se la riga non esiste più, ossia se lui è uscito dopo l'ultima riga. Allora, questo è l'ideale per essere messo dentro un while. Il while lo chiama la prima volta alla prima iterazione del while. La prima volta lo posa sulla prima riga e restituisce true. Dentro il corpo elabora la prima riga, poi la seconda iterazione lo richiama. Se restituisce ancora true vuol dire che c'era una seconda riga, l'ha spostato sulla seconda riga e elabora la seconda riga. Quindi dal punto di vista del codice poi è molto semplice. A questo punto sono sulla prima, seconda, terza, sulla generica riga e devo generare un pezzo di tabella. Allora, adesso faccio tutti i passaggi intermedi. La mia tabella in realtà contiene tre dati, una stringa, una data e un intero. Ok? Allora, estraiamone un pezzo per volta, la voce, poi devo, come la ottengo? La ottengo da resultSet col metodo getString. Cioè, dammi sotto forma di stringa il contenuto della colonna che si chiama voce. Poi dammi, cosa vuole? GetString. Vuole che scriva il metodo giusto. Poi gli dico dammi sotto forma di data il contenuto della colonna che si chiama, guarda caso, data. Date. Data uguale resultSet.getString data. GetDate, scusate. Data. java.util.date. E poi sotto forma di intero l'ordine, ma mi serve, no, forse non mi serve l'intero, vabbè, scriviamolo per sicurezza. res.getInt di ord, dove questi nomi, voce, data e ord, coincidono con i nomi delle colonne risultato della query. E poi li parcheggio in variabili locali. Ok? A questo punto sono pronto per stampare una riga della tabella. out.println. Qui è lavoro di HTML, da questo momento in avanti dunque tr barra tr td barra td per tre volte, allora prima volta ci metto voce, la seconda volta ci metto data, terza volta ci metto ord. Cioè, ovviamente data e ord, essendo una stringa, verrà chiamato implicitamente il metodo toString che me la visualizza. Poi tutto si può migliorare dal punto di vista del formato. Quindi finché ci sono righe estraggo le tre colonne di quella riga e in questo caso semplicemente le riverso nell'HTML. Barra table e poi a questo punto ho finito, questa pagina ad esempio se non ci sono errori è finita e dovremo semplicemente a questo punto chiudere le risorse che abbiamo usato. Per essere educati chiudiamo sia lo statement che la connessione. Proviamo a eseguire questa pagina.
non ci speravo. Qui abbiamo una tabella di tre colonne, il campo ordine e i dati che ci servivano. Ok, torniamo qua. Cioè, in realtà vediamo l'HTML, era questo, l'abbiamo creato sotto forma di tabella, con i dati direttamente presi dal database. Ok, quindi in realtà di tutto questo c'è un'istruzione che in realtà è la query, no? Riga 31. Prima di quella stringa il resto è gestire la connessione, sarà sempre uguale, sempre la stessa cosa. Da lì in poi il lavoro è lavoro di impaginazione principalmente. Per cui se vogliamo possiamo riconoscere qui dentro alcune componenti che sono dovrebbero essere più un mestiere da view e altre più un mestiere da modello, tipo fare la query, e altre più un mestiere da controller, in questo caso non c'è nulla, perché deve semplicemente visualizzare una cosa senza parametri. Ecco, se volessimo aggiungere, c'è una domanda su questo? Se volessimo aggiungere a questa pagina la funzionalità di aggiungere un elemento alla lista, allora, facciamolo così di nuovo brutalmente senza usare il model view controller, ok? Poi dopo, tanto per vedere tutto nello stesso punto, poi ragioneremo bene, non sarà troppo neanche troppo indolore, no? Su come farlo integrato nel modello model view controller. Allora, sappiamo già che aggiungere un elenco alla lista era l'operazione più facile, ce l'abbiamo già anche mezza fatta, andiamo a prenderla di là. Nel progetto vecchio avevamo un form col bottone aggiungi. Qua, no? E me lo vado a portare dentro questa mia pagina di prova index. A questo punto lo tolgo dal TR perché non è lo stesso formato la tabella. E quindi sarà semplicemente un paragrafo di testo normale. P form barra form input barra P dovrebbe andare. E quindi posso ricaricare questa pagina, mi rifà, ovviamente ricarico la pagina, ha riaperto la connessione al database, ha fatto la query, visualizzato i risultati, eccetera, eccetera. Adesso la lista è nel database, non è più in una sessione. Aggiungi dovrà fare una query di tipo insert. Quindi la pagina 2 aggiungi, dicevo, non lo stiamo facendo col model view controller, quindi creiamo la pagina do aggiungi. .gsp, non gsp, lo aggiungo da solo, scusate. Cosa dovrò fare questa pagina? Prendere la voce e fare la query. Quindi alla fine, fatta la query, mi può fare un bellissimo forward di nuovo alla pagina index che mi genera l'elenco. Cosa vuol dire fare la query? Quindi non deve generare output questa pagina. Non ha bisogno di generare output. Via tutto. Cosa deve fare invece? Deve prendere la voce dal parametro della richiesta che si chiama voce, appunto,
E questa è la voce che l'utente vuole aggiungere. Poi si collega al database, vuol dire vado a prendere tutte queste righe qui dalla 23 alla 29 e le copio e incollo qui. A regime sta roba dovremmo mettere dentro una classe, non possiamo fare copia e incolla così tante volte delle stesse cose. Copio anche ovviamente i package che mi servono. E poi avrò la stringa da inviare. Chiamiamola SQL, uguale. Allora, sempre per mantenere la promessa di testare le cose prima di scriverle nel codice, qual è la stringa per aggiungere una nuova voce? In SQL come si fa? Dovrebbe essere qualcosa del tipo insert into lista, poi gli specifico tra parentesi le colonne di cui ti voglio dare il valore e poi sotto values i valori. Quindi potrebbe essere lista di ti do la voce e come valore ti do prova. Quindi insert into nome della tabella, tra parentesi, elenco delle colonne di cui ci sto specificando i valori. Devo specificarti i valori di tutte le colonne che sono, o tutte quelle che sono obbligatorie. Posso omettere il valore di una colonna quando inserisco una nuova riga solamente in due casi. O quando quella colonna è una colonna di tipo null, quindi può avere valori nulli, oppure quando quella colonna ha un valore di default che viene applicato, posso, quando creo la tabella c'è una colonna default in cui posso impostare il valore di default da assegnare. E quindi, in realtà, la nostra tabella com'era fatta? Andiamo un po' a vederla. La nostra tabella aveva voce not null, dateTime era opzionale e ord invece era not null, quindi siamo obbligati a fornirgli un valore. Perché così, altrimenti la query fallirà. No? Allora diciamo valore 5, e quindi anche l'ordine devo specificartelo. Vabbè, sono convinto che questa query sia giusta, provo a eseguirla. L'ho eseguita due volte, la prima volta mi ha risposto one row affected, va bene, la seconda volta mi ha dato codice d'errore. Duplicate entry 5 for key, cioè questo 5 l'ho già usato una volta. Se voglio vedere questa qui, fammela, com'è che si fa a creare un nuovo tab qui, query 5 view. Vabbè, non riesco a trovare, magari ne ha tagliato il bottoncino per creare una nuova. Questa qua fatemela copiare solo per non perderla. Se io vado a vedere a questo punto la tabella, mi fa vedere che c'è la nuova prova con questo null che mi piace abbastanza poco come data, ma perché non l'ho specificata, io potrei chiedere al database di mettere la data corrente. No? Questo si può fare facilmente, ad esempio mettendo la colonna data e come valore now, che è una funzione SQL che restituisce la data corrente. E quindi adesso devo mettergli un valore 6,
eseguo la query, la incollo solo qui per salvarla, vado a vedere la tabella e mi ha messo la data di questo istante. No, quindi potrei creare la data in Java con l'oggetto new date e poi fare un parse per formattarla nel modo giusto, oppure a questo punto, visto che mi serve solamente la data di inserimento, dico direttamente al database, qui mettici la data di adesso. Quindi questa alla fine è la stringa che mi serve, più o meno, c'è questo 6 che mi rompe un po' le scatole, no? Perché in realtà dovrei sapere qual è il valore massimo finora, incrementarlo di 1 e inserirglielo. E qual è il valore massimo? Beh, ma me lo posso far dire dal database. Potrei chiedere al database, prima di tutto, ad esempio, select max di ord from list 6. Allora, conclusione, devo fare due query. Una in cui seleziono il massimo e l'altra, la seconda query, in cui noto quel massimo, lo vado a incrementare. Si complica già un pochino questa pagina, ma non è la fine del mondo. La prima query mi serve per sapere qual è il valore massimo degli ordini in modo da poterlo incrementare di 1. Select max ord from list, eseguo questa query, result set uguale st.executeQuery di questo SQL, e se tutto va bene, questo è un max, quindi se tutto va bene, se non ci sono errori, deve restituirmi esattamente una cosa così, una tabella di una riga per una colonna. Per poter accedere vado alla prima riga, che sarà anche l'unica, quindi metto un if anziché un while, perché non mi aspetto che ce ne siano altre. Se c'è la prima riga, allora il valore della prima riga sarà int, definisco una variabile fuori che sarà l'ordine, ord uguale res.getInt della prima colonna. Qui scrivo 1 anziché il nome della colonna, perché il nome della colonna è una cosa antipatica, perché ha le parentesi tonde e quindi uso il numero. A questo punto incremento ord per passare al valore successivo. Qui nel caso else è andato qualcosa storto, nel senso che non sono riuscito a fare quella query. C'è un caso in cui non riesco a fare la query, è il caso in cui la tabella sia inizialmente vuota, contenga zero elementi, allora il max non è definito. Il risultato di un max non mi dà nulla e quindi quando faccio next non trovo nulla. Quindi possiamo pensare che in quel caso mettiamo a zero l'ord, e quindi incrementandolo diventerà 1, il primo valore in assoluto che darà sarà un 1. Fatto questo, se tutto va bene, se non ho fatto errori in queste righe, ma lo scopriamo tra poco, posso inserire una nuova voce. Quindi a questo punto posso chiudere questo statement, dire al database, dimenticati pure tutto il lavoro che hai fatto per calcolare questo max, e quindi mi faccio creare un nuovo statement, statement st2, e su questo nuovo statement farò, allora qui si arrabbia sempre perché ho messo delle virgolette dentro la stringa, quindi devo fargli escape delle virgolette,
E qui questa stringa come la costruisco? Insert into lista, voce data ord, values. Beh, qui non ci metto prova, ci devo mettere la voce che ho ricevuto dall'utente. Now va bene così, e al posto di 6 ci devo mettere il valore della variabile ord. Ok? Quindi facciamo questo. Sto costruendo la query mettendo insieme dei pezzettini. E poi qua, al posto di prova, esco dalla stringa e ci metto la voce. Quindi questo leggerà insert into lista, voce data or, values, aperta tonda, virgolette, voce che è la variabile che ho preso dalla request, virgolette, virgola now, virgola, senza virgolette perché è un numero, quindi non deve essere messo tra apici, 7. Di questo dovrò fare l'execute, non execute query, perché questa è una insert, non è una select, quindi sarà semplicemente st.execute di SQL. Se tutto va bene, questa query viene fatta. Ho qui ho ripetuto un po' troppe volte se tutto va bene oggi, poi la prossima volta che abbiamo più tempo dobbiamo mettere tutta la gestione degli errori, ma facciamo un forward alla pagina index.jsp, che dovrebbe farci vedere l'elenco corretto. Giusto? Ah, poi vedete che il passo 7 si dimentica sempre. Poi questo è st2, non è st. st2.close. connection.close. Ok. Riproviamo. Carichiamo questa pagina. Questo ha dentro i dati che avevamo inserito, ovviamente. Se aggiungo un colpo di fortuna per farlo funzionare, al primo colpo, ha servito scrivere fortuna, ha aggiunto la riga al database e ha trovato il 7, l'ha messo al posto giusto, eccetera eccetera. Aggiungiamo olio d'oliva, e mi è andata anche bene. Oppure olio sasso, e questo muore. Cosa sto facendo? Sto cominciando a giocare con quello che funziona, ma è estremamente fragile. No? Perché si è piantato? Perché l'olio d'oliva gli è andato bene e l'olio sasso no? Non perché la marca non gli piacesse, ma perché io sto facendo una cosa molto di basso livello. Sto concatenando dentro una stringa SQL il campo di testo che mi ha dato l'utente. Quindi questo in realtà leggerebbe values uguale aperta tonda, virgolette, olio, virgolette. Ah, attenzione, ma quelle virgolette lì non vengono prese come parte del nome dell'olio, come parte del testo. Vengono prese come chiusura, non delle virgolette in Java, no? Quelle in Java non ha problemi, ma nella query SQL viene chiusa. C'è la query che si fa, non so se me la fa vedere qua. Lui già alla fine mi dice questa eccezione che è MySQL syntax error. Near sasso. Perché sasso per lui era fuori dalle virgolette, quindi lui cercava di interpretare sasso come sintassi dell'SQL, ovviamente non è. Quindi
Questo va bene purché ciò che l'utente scrive non contenga mai caratteri strani, caratteri speciali, caratteri che potrebbero essere interpretati come caratteri dell'invio, degli a capo, insomma, tutta una serie di caratteri. Noi, per poterlo fare, dobbiamo imparare un pochino meglio a combinare queste cose. Per ora stiamo semplicemente mettendo insieme, e questo è pericolosissimo, no, dal punto di vista della sicurezza. Ma al di là di questo esempio che... per tutti gli altri tipi di valori funziona. Allora, per oggi abbiamo finito. Questo è, se vogliamo, gli ingredienti di base. Quello che dobbiamo fare è imparare a farlo robusto, imparare a farlo ben ingegnerizzato e non avere pagine che siano copia e incolla in cui i dati di connessione compaiono in ogni singola pagina JSP, ovviamente. Ma questo abbiamo tempo di farlo la settimana prossima.